Sa, prova, si sente? Bene, direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qui. Vi ringrazio a nome dell'organizzazione La Casa, il Festival Unisono in Rete, che collabora ormai da diversi anni anche con la realtà algherese e con la libreria Cyrano in particolare, che ringrazio per averci ospitato. Ringrazio innanzitutto l'autrice che è presente con noi, Rossana De Dola, e Antonio Fiori, poeta e scrittore, che dialogherà insieme a me con l'autrice a partire dal suo ultimo libro, Elsa Morante, l'incantatrice. Un libro che è da una parte una biografia, ma dall'altra è un incrocio tra l'opera e la biografia di Elsa Morante. Rossana De Dola definisce il più grande scrittore del Novecento italiano, e io mi sento di dire che sicuramente è una definizione forte, ma allo stesso tempo siamo di fronte a una scrittrice o uno scrittore, come si definiva lei, magari ce lo spiegherà proprio Rossana, come mai aveva deciso di definirsi così. Sicuramente una delle più significative del Novecento, che non aveva niente da invidiare agli scrittori come anche il suo marito Alberto Moravia, ma anche a tanti altri. Inizierei subito a chiedere a Rossana, diciamo, della parte dell'infanzia di Elsa Morante, perché Rossana De Dola ha in qualche modo sfatato alcuni miti che nel tempo sono andati a corroborarsi nell'idea dei lettori italiani, causa alcuni critici che sono stati troppo leggeri su alcune questioni della vita e dell'opera di Elsa Morante. In particolare, per esempio, c'è sempre questo ritornello, sia che Elsa Morante sia una scrittrice che viene dal niente, che sia stata un'autodidatta. Ecco, Rossana De Dola nel suo libro ci dice che in realtà non viene proprio dal niente, ci sono una serie di figure di riferimento che sono state fondamentali per la sua formazione. In particolare la prima sicuramente è la madre. Partirei proprio da questo. Buonasera, ringrazio la libreria Cyrano per avermi invitata oggi a parlare di questa scrittrice che io ho definito appunto la più grande del secondo Novecento. E ho usato prima la parola scrittore perché era lei che si definiva scrittore, e poi però ho detto che per me è la scrittrice Elsa Morante, e addirittura ho osato usare il termine poetessa, che oggi è proprio stato quasi messo all'indice. Il femminile non mi dispiace per niente quando si può usare, anzi. La figura della madre, partiamo proprio dagli inizi. Sì, quella definizione a cui tu facevi riferimento su Elsa Morante, che dietro di sé non aveva il nulla, l'aveva data quello che viene considerato uno dei grandi critici del secondo Novecento, Cesare Garboli. E purtroppo è successo, soprattutto con Elsa Morante, che le definizioni date da questo critico sono state prese per oro colato, senza mai essere state messe in discussione. E una di queste diceva proprio che, mentre dietro Virginia Woolf o Simone de Beauvoir c'è la grande cultura, dietro Elsa Morante c'è il nulla. Ecco, questa definizione mi ha fatto pensare, anche perché avevo partecipato ad un convegno in cui una studiosa aveva cercato di indagare la figura della madre, aveva anche trovato dei documenti interessanti, per esempio che la madre scriveva su una rivista per maestre in cemento. Quindi, insomma, come si fa a dire che a dietro il nulla, se c'è una madre ambiziosa che addirittura scrive
su una rivista per maestre, ma poi non erano maestre qualsiasi, erano maestre montessoriane, e quindi seguivano il pensiero pedagogico più importante dell'epoca, uno dei pensieri che ha influenzato profondamente tutto il Novecento, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Ecco, se c'è una figura o un pensiero che ha veramente catturato tutto il mondo è quello di Maria Montessori. Quindi questo nome sicuramente ci fa capire che dietro Elsa Morante c'è un pensiero pedagogico modernissimo, perché non solo la madre era maestra montessoriana, ma sceglie come madrina per Elsa, perché la vorrà far battezzare, lei che era ebrea e proveniva da Modena, dal ghetto di Modena, vorrà far battezzare Elsa e anche gli altri figli, e per lei sceglie una madrina particolare, con un nome che poi ritornerà nella sua biografia attraverso un'altra persona, che è più conosciuta di questa. Cioè, voi conoscete bene il nome di Dacia Maraini, che si legherà a Moravia, mentre la madrina di Elsa Morante si chiama lo stesso Maraini, ma Maria Maraini Gonzaga Guerrieri, ed era l'amica più intima di Maria Montessori. Quindi già questo ci fa capire che non è un caso se si fa il nome della Montessori. Non solo, voi sapete probabilmente che la Montessori aveva creato delle scuole per i bambini, che si chiamavano proprio le scuole dei bambini, la scuola dei bambini. Quando io sono andata al Testaccio a visitare il palazzo dove lei aveva trascorso i primi 10 anni della sua vita, e mi sono stupita perché entrando nel primo cortile ho visto proprio che dentro l'edificio in cui lei aveva abitato per 10 anni c'è la scuola dei bambini di Maria Montessori, che quando qualche anno fa, quando l'ho visitata io, era ancora in funzione, pensate un po'. E quindi questo edificio enorme, perché al Testaccio ci sono questi edifici che vengono chiamati proprio isolati, che sono come dei mondi chiusi in se stessi, addirittura hanno spesso non solo la scuola dentro, ma anche un ambulatorio medico, insomma erano fatti apposta perché gli abitanti che erano emigrati, che venivano dalla campagna romana oppure dalle mine, cioè dagli abbatoi, che venivano chiamati bucatoi, ecco, potessero vivere nel modo migliore. Questa era l'idea da cui era nata questa nuova parte della città, che è proprio una periferia nel cuore di Roma. Il Testaccio è un po' questo, una periferia, il ventre di Roma accanto al cuore proprio, perché il ventre è perché c'è il mattatoio lì vicino, quindi il mattatoio, il macello, significa tutta una serie, c'è Trastevere dall'altra parte del fiume. Quindi dei mondi, è proprio vicini, è nel centro in realtà. Ecco, quindi lei ha abitato lì per dieci anni quando era bambina. E una cosa però che nessuno aveva messo in evidenza è che prima di superare il portone di questo enorme edificio, proprio davanti alla soglia ci sono 5 pietre d'inciampo con i nomi di 3 bambini e della madre che sono finiti ad Auschwitz, bambini che avevano 2-3 anni, fratellini, mentre il padre è stato ucciso alle Fosse Ardeatine. Ecco, quindi anche nell'edificio dove lei ha abitato per 10 anni c'è non solo la presenza di Maria Montessori con la scuola dei bambini, ma anche questo segno fortissimo delle persecuzioni che gli abitanti di Roma e anche gli abitanti di quel palazzo hanno subito. E questo particolare che mi ha colpito molto, perché non me l'aspettavo, nessuno ne aveva parlato, sulla facciata c'è la lapide
che è stata dettata da Dacia Maraini, e quindi si vede, si dice qui è abitato la grande scrittrice, eccetera, eccetera, però nessuno aveva parlato delle pietre d'inciampo. Ecco, che cosa mi ha colpito delle pietre d'inciampo? Che spesso nelle biografie su Elsa Morante, quando si parla della madre, si dice che probabilmente era paranoica, perché appunto fa battezzare i figli, ha paura delle persecuzioni, ha paura delle leggi razziali, quindi vuole a tutti i costi che i figli vengano battezzati. Aveva paura, ma io dico che era del tutto motivata la paura, se addirittura proprio dal suo palazzo, dal palazzo dove avevano vissuto, vengono strappati quei tre bambini, la madre e il padre, finiranno come vittime del nazismo e del fascismo. Ecco, questo per dirvi che ho cercato di mettere in discussione tutto quello che veniva dato per scontato, per esempio quest'idea che la madre fosse paranoica. Io ho, oltre alla formazione letteraria, ho anche una formazione come psicanalista junghiana, mi sono diplomata all'Istituto Jung di Zurigo, quindi quando si parla di paranoia per me è un concetto molto preciso, e quindi bisogna messi, come dire, le antenne subito, drizzo le antenne, perché ecco, spesso i miei colleghi critici usano questa terminologia in modo un po' superficiale. Io vorrei chiedere, a proposito di questa, appunto, che hai appena ricordato, formazione come psicanalista di Rossana Vedova, vorrei chiederle se si può soffermare su questo che a me sembra un aspetto molto particolare ma evidente delle sue contraddizioni, dei contrasti che lei ha dovuto vivere nella sua biografia e che si sono poi trasferiti nell'opera, il fatto che lei avesse comunque origini abbastanza umili, anche se con una grande madre dietro che l'ha aiutata, l'ha formata, e anche altre figure, e quindi appunto non c'era fatto di niente, ma ha vissuto i contratti, patrizi e plebei, no? Aristocratici, persone semplici, persone aristocratiche, nelle titoli delle opere, no? Menzogna e sortilegio. Quindi se si può dire che questa vita di contrasti abbia poi condizionato le sue scelte artistiche e anche le sue sofferenze, i suoi tentativi, come a me forse sembra, forse appunto inconsci, quindi non so, mi dirà sicuramente tu, di provare a smussarle a un certo punto queste situazioni di contrasto, soprattutto diciamo dal punto di vista della vita sociale, cioè i bambini poveri con i bambini ricchi che lei nella sua vita ha incontrato continuamente, e così altri momenti, appunto altri contrasti che possono emergere. Più che smussare, direi che lei è entrata con molto coraggio in questi mondi così distanti, e quindi il problema che ha dovuto affrontare è stato quello di sopportare questa contraddizione, che forse è il compito più difficile per chi si trova in un simile conflitto. A proposito di questi mondi al limite, c'è anche la scoperta o l'attrazione di Elsa per persone diverse, l'omosessualità, che trovi Maria Maraini, Guerrieri Gonzaga, che era moglie di un senatore, ma dopo la morte del marito fece andare nella sua bellissima Villa Massimo, dove aveva accolto Elsa bambina, la sua compagna di vita con i suoi figli. Quindi Elsa, già da bambina, entra in contatto con la compagna di Maria Maraini, i figli vivevano così. Infatti c'è una testimonianza di Sofri
che era andato a visitarla nella Villa Margherita, che si trova proprio di fronte a Villa Massimo, e lei aveva rivelato a Sofri questo dettaglio della vita di Maria Maraini. Maria Maraini però che cosa mi ha colpito? Non tanto il fatto che fosse omosessuale, ma che abbia deciso in un'epoca assolutamente in cui queste cose venivano nascoste e condannate, di vivere quest'amore pubblicamente davanti a tutti. Ecco, questa era quindi la spregiudicatezza, e penso che uno dei tratti anche di Elsa Morante sia questa spregiudicatezza, perché lei è entrata in contatto con mondi completamente diversi, li ha potuti vedere da vicino. Dicevo che era un'amica intima, la più grande amica di Maria Montessori, però aveva alle spalle una madre e anche una nonna che erano ebree tedesche, che fin dalla metà dell'Ottocento erano in contatto col pensiero pedagogico più avanzato di quegli anni, Frobenius, Pestalozzi, eccetera. Quindi, e addirittura la madre di Maria Maraini scriveva lettere a Nietzsche criticandolo in alcuni momenti, quindi un ambiente intellettuale molto molto alto. Ecco, quindi questo colpisce sicuramente e smentisce quell'idea del nulla. Ecco, però diciamo che quell'idea del nulla ha pesato tanto poi sulle sue spalle, no? Perché l'ha presentata come un'autodidatta e molti hanno insistito su questo, però non viene, per esempio, non viene mai in mente di dire che anche Moravia non ha fatto studi regolari, anzi Elsa è andata anche all'università, poi per vari motivi non ha continuato, ma lei scriveva anche tesi di laurea a pagamento, per esempio, quindi insomma aveva una preparazione sicuramente a livello universitario. E poi si può vedere anche dagli studi che ha fatto successivamente, anche sul pensiero di Simone Weil, per esempio, no? Il fatto che l'ha studiato con tanta cura, con tanta meticolosità, leggendo i libri di Simone Weil, di Elsa, della sua biblioteca, addirittura ho trovato alcuni refusi dal francese che lei correggeva, per non parlare dei commenti che faceva sui libri. Quando non era d'accordo con qualcuno lo scriveva sul margine, e troviamo commenti molto divertenti certe volte, no? Senti, siccome hai citato Moravia e il rapporto, diciamo, difficile tra il loro difficile matrimonio, ecco, ti vorrei sollecitare su questo punto, sul tipo di approccio alla scrittura che aveva Elsa Morante, totalmente agli antipodi rispetto a quella di Moravia. Cioè, è noto che Moravia fosse una persona estremamente metodica e razionale anche nella scrittura, in un'attività che noi immaginiamo creativa, e invece, come se andiamo a vedere un po' di biografie di scrittori, sappiamo che molti di loro erano particolarmente metodici, e Moravia era tra questi, per cui si alzava molto presto la mattina e scriveva sino a una certa ora tutti i giorni, poi la sera la dedicava agli amici, al teatro, al cinema, ma era qualcosa di come se fosse un impiegato di banca che fa il suo lavoro. Mentre Elsa Morante, tu ci dici che invece con la scrittura aveva tutt'altro rapporto, cioè aveva un rapporto quasi totalizzante. Quando scriveva si immergeva totalmente nelle sue creazioni, nei suoi personaggi, nelle sue invenzioni, tant'è che la ferita del ritorno alla realtà spesso era un contraccolpo molto forte. Quindi ti chiederei... Ecco, mi fai venire in mente, parlando della meticolosità di Moravia, quindi del fatto che scriveva la mattina presto per alcune ore, che lavorava un po' come Grazia Deledda. Io ho dedicato 3 libri a Grazia Deledda, una biografia, e anche Grazia scriveva
cioè quelle ore erano dedicate alla scrittura e da lì nessuno poteva disturbarla. Però una volta che aveva finito, le ore erano trascorse, poteva dedicarsi ad altre cose, a ricevere amici o, come scrive lei, anche a spolverare. Poi purtroppo i critici si sono soffermati solo su questa seconda attività, purtroppo, invece ce n'erano tante altre molto più interessanti, anche perché ha conosciuto personaggi straordinari che la consideravano una persona straordinaria. Quindi io ho rivalutato completamente la figura di Grazia Deledda. Ecco, Elsa, e diciamo che però c'è una cosa che le accomuna, non la meticolosità della scrittura, ma il fatto di essere completamente catturati dalla creatività. Anche Grazia Deledda aveva una mente che pullulava di personaggi e quindi doveva scrivere per quel motivo, perché i personaggi urgevano e pretendevano, un po' come Pirandello, di essere narrati. E la stessa cosa succede ad Elsa Morante, cioè Elsa Morante precipita in un mondo, quello della creazione, che considera molto più bello della realtà. È completamente presa da questi mondi in cui i suoi personaggi vivono. E per lei è difficile tornare indietro. E quindi, perché il quotidiano le appare molto più squallido rispetto alla vita che può vivere scrivendo. Un fenomeno che troviamo descritto anche da altri scrittori, la gioia che si prova nella creazione letteraria. Ecco, è una gioia che si prova quando appunto si scoprono nuovi mondi e si creano nuovi universi. Non sono tutti gli scrittori in grado di creare nuovi universi. Per esempio, a mio parere, Moravia non ci riesce, no? E quindi forse questo è un po' il suo limite, anche se è uno scrittore che io apprezzo molto, mi piace molto anche il suo stile, ecco, però non ti fa entrare in mondi misteriosi, sprofondare in quei labirinti, oppure aprire tutte quelle porte che Elsa Morante ci fa aprire con Menzogna e Sortilegio, e dietro ogni porta ce n'è ancora un'altra. Ecco, quindi questa è la grandezza, e in questo sento una vicinanza con Grazia Deledda, perché anche Grazia Deledda ti fa entrare in mondi, in universi, da cui poi è un po' difficile tornare indietro. E ancora oggi i suoi romanzi ti fanno compiere questo percorso. Questo che dicevi ora mi fa ricordare un'autrice premio Nobel dell'anno scorso, Annie Ernaux, che è praticamente una scrittrice autobiografica. Tutto quello che ha scritto come Alessandro Bloch, come poeta, ha fatto sempre di Alessandro Bloch. Così no. Però ha detto: il più grande piacere che un essere umano può provare nella vita è scrivere. E lei scriveva di se stessa, non creava dei mondi, ma ricostruiva come un mondo appunto immaginario, rivisitava, ricreava la sua biografia. Quindi ecco, in questo c'è anche un'opportunità di una terza via, no? di scrittori che l'Università della Moravia, che dalla creatività grande di Deledda e di Elsa Morante. Dicevo, prima che iniziassi chiedevo appunto, e ora glielo ripropongo a Rossana, l'immaginazione, la creatività, e quindi una parola più grande, l'immaginazione, secondo te può essere, o se lo è stata anche con la Morante, un veicolo, un'occasione, un modo per parlare proprio di quella realtà da cui fuggiva, ma che in certi momenti era anche intensamente vissuta, piacevolmente vissuta in qualche momento, se quindi della realtà anche la più dura o anche la occasionalmente piacevole, si può parlare di più in certi autori con l'immaginazione che non col realismo, con la diaristica, col riferire, col ricordo classico.
Ecco, l'immaginazione come massimo realismo, se è possibile. Questa è una domanda molto difficile. Nell'immaginazione, ma non mi sembra quasi sì. Non saprei come affrontare in questo momento questo punto, sai, perché mi è venuto in mente con... Certo, alcuni hanno detto che Elsa è molto lontana dalla realtà. Per esempio, Menzogne e Sortilegio, è difficile datarlo, è difficile individuare qual è la città, visto che parla di una città meridionale, per cui alcuni hanno pensato alla Sicilia. E invece, quando descrive la camera da letto dei due coniugi, è quella del testaccio, perché racconta che dalla finestra si vedeva il Monte dei Cocci, da cui è formata proprio questa piccola montagna che si chiama il testaccio. Ecco, quindi questa la variabilità. Sì, infatti. No, mi veniva in mente, mi è venuto in mente, pensando alla grandezza della scrittura, mi è venuto in mente Elia Scanetti, di cui io parlo proprio all'inizio del mio libro. Anzi, se volete, vi leggerei proprio l'inizio. Perché il problema che io dovevo affrontare era quello di non aver conosciuto Elsa Morante. Cioè, io potevo benissimo andare a conoscerla. E invece non ho conosciuto né Moravia, né Pasolini, né Elsa Morante. Mentre ho avuto la possibilità di conoscere tanti altri autori e anche di diventare amica, per esempio, di Giuseppe Pontigia. Conoscevo bene Edoardo Sanguinetti, che frequentavo quasi tutte le settimane a Roma, insomma... Non mi è mancata questa possibilità, invece con Elsa Morante e con gli altri due ho avuto così, non so, una paura, non sono riuscita ad avvicinarmi. Ecco, intanto inizierete questa citazione di Anna Maria Ortese, la Morante, una montagna, un genio, la critica maschile teme il genio femminile quando è assoluto. Ecco, mi è piaciuta tantissimo proprio per questa perentorietà sulla genialità del personaggio che abbiamo di fronte. Qualcuno direbbe la personaggia, ma a me questo termine non piace per nulla, quindi lasciamo perdere. Allora, vi leggo proprio l'inizio, l'introduzione del mio libro. Nel 1990 abitavo a Zurigo. Eravamo a fine settembre e quel giorno era andata a pranzo in un ristorante vegetariano, non lontano dalla English Viertelstrasse, la strada in cui si trovava il mio studio di psicanalista. Il locale aveva all'esterno dei tavolini che davano su un giardinetto a gradoni, mentre nella sala interna c'erano lunghi tavoli dove i commensali prendevano posto sedendosi gli uni accanto agli altri. Probabilmente faceva freddo, anche se eravamo all'inizio dell'autunno. Infatti mi sedetti a uno di quei lunghi tavoli all'interno. Poco dopo, accanto a me, si accomodò Elia Scanetti. Mi era capitato tante volte di incontrarlo per strada, stretto nel suo impermeabile bianco e con i capelli perennemente sollevati da un venticello che lo inseguiva dovunque andasse. Molte volte aveva avuto la tentazione di scambiare qualche parola con lui, ma a Zurigo
gli scrittori possono girare indisturbati ed è un vero tabù fermarli durante le loro passeggiate meditative in cui liberano la mente da pensieri e da fatiche intellettuali. Nemmeno quel giorno ebbi il coraggio di rivolgergli la parola, nonostante fosse seduto accanto a me. Mi accontentai di stargli vicino e ogni tanto di guardare nella sua direzione, naturalmente facendo in modo che lui non se ne accorgesse. Notai che aveva una piccola ferita sul collo che si era procurato nel rasarsi. Finite le ordinazioni, Canetti aprì la Neue Zürcher Zeitung e si immerse nella lettura di un articolo su Alberto Moravia. Lo scrittore italiano era morto il giorno prima senza che niente lo avesse lasciato presagire. Vedendo davanti a me quel giornale che parlava di Moravia, non potei fare a meno di pensare anche a Elsa Morante, che era stata sua moglie per 20 anni e da cui si era separato senza mai divorziare. Era morta 5 anni prima di lui, dopo una lunghissima degenza in una clinica di Roma, i cui costi erano lievitati a tal punto da spingere il marito a pensare di far ricorso alla legge Bacchelli, che consentiva agli scrittori, ai poeti, agli artisti indigenti di chiedere un aiuto di Stato. Si erano levate voci molto polemiche per questa sua intenzione e tale aiuto alla fine non fu richiesto. Ecco, e così inizio questo mio tentativo di scalare la montagna, il Samorante. Perché ci avviamo alla conclusione, io chiederei se c'è qualche domanda da parte vostra, qualche curiosità, anche qualche consiglio di lettura. Non so chiaramente se voi avete letto o meno il Samorante, se l'avete letta cosa avete letto, e io chiederei allora a Rossana De Dola se ci consiglia. Mi immagino una persona che non ha mai letto il Samorante, che libro consiglieresti? Io consiglierei forse L'Isola d'Arturo, per quello che ti trascina in quella dimensione che lei ha scoperto del canto del Mediterraneo. Ecco, penso che sia il libro che ancora oggi può permetterci di entrare più facilmente nel suo mondo, perché la menzogna e il sortilegio è difficile, non sempre si riesce a portare avanti la lettura, quindi se uno ha già letto L'Isola d'Arturo forse è più facile. Tra l'altro c'è anche una ragazza che fa la terza media, quindi può essere un libro, un consiglio particolarmente azzeccato. Allora io ringrazio Antonio Fiori e Rossana De Dola per essere stati qui con noi per questa bella chiacchierata, ringrazio tutti voi per aver assistito. Il libro è acquistabile chiaramente e anche in questo caso autografabile dall'autrice. È una... anche se appunto non avete ancora letto il Samorante, è un bellissimo modo per entrare nel suo mondo e per contestualizzare poi i libri che ha scritto. Grazie a tutti e buona serata.